Prima c'è nata Molfetta come città del mare, però Molfetta forse si è un po' evoluta in questi anni, diventando quasi una città dei servizi, e mi riferisco chiaramente alla zona industriale cittadina. È possibile riconnettere queste due caratteristiche della città? Assolutamente sì, e il porto per esempio è il nervo di connessione, perché ricordiamoci che quel porto è stato autorizzato quale linea di connessione per la zona industriale. Ma al di là di questo, in questo diciamo, cammino di ascolto che dicevo prima, l'attività della zona industriale è il punto di rimbalzo più importante che avrà la città nei prossimi anni, perché lì ci sono enormi individualità imprenditoriali per le quali la pubblica amministrazione deve dare sostegno in termini di infrastrutture, di sicurezza e di aiuti per quanto riguarda la conoscenza e quindi i processi di esportazione, di esposizione dei prodotti verso l'esterno. E infrastrutture anche a livello tecnologico, molto importante perché l'intero mia visione dei prossimi anni si fonda su quel concetto che ho sintetizzato come Smart City, ma che sarà una enorme infrastruttura che sarà, come dire, un ammodernamento, un portare in avanti tutti i servizi, comunali e, come dire, le potenzialità dei privati verso le nuove tecnologie. A breve presenteremo nel dettaglio questa grande rivoluzione che sembra uno slogan, ma è, come dire, sarà la vera rivoluzione organizzativa di modernità della nostra città e che porterà una svolta non solo nella zona industriale, ma in tutti i servizi comunali. Anche perché la città ha voglia di fargli lavorare, ad esempio le tante piccole attività che si aprono dai giovani nel centro storico Allora, cittadino, come può il comune aiutare, incentivare? Spesso si dice che un sindaco non può creare lavoro. ma non è vero. Il sindaco può creare grandi opportunità, l'abbiamo visto negli anni precedenti, quando tutte le attività, sia quelle dell'edilizia, sia quelle delle attività imprenditoriali, sia quelle turistiche, quelle culturali, erano un fervore. Noi dobbiamo riprendere questo tipo di attività, possiamo dare infrastrutture, possiamo dare sicurezza, possiamo dare marketing, cioè conoscenza di queste attività nei paesi oltre la nostra città e potremmo creare quelle linee di accoglienza, perché oggi come oggi accogliere flussi di persone da altre città significa avere un traffico che funziona, significa avere parcheggi e quindi dobbiamo riprendere a ipotizzare in questa città dei parcheggi sia in superficie che sotterranei. E dobbiamo ristudiare, come abbiamo già proposto, un sistema di viabilità che sposti dal centro della città, alle spalle della stazione, gli snodi di interconnessione del traffico urbano ed extraurbano in modo particolare, e quindi abbiamo un disegno di innovazione, di modernità che creerà tutte quelle serie di infrastrutture, ma anche di attività che rimetterà in moto il circolo virtuoso dell'economia è quella pubblica e quella privata. L'abbiamo appena accennato anche perché Molfetta è diventata un polo attrattivo studentesco, lavorativo, con migliaia di studenti che da fuori vengono in città, oppure lavoratori dei comuni limitrofi che vengono a questa zona industriale, però forse la città non ha risposto con un piano della mobilità adeguato, anche pubblico. Una sorta di pianificazione è, come dire, sta negli armadi del comune. Noi vorremmo attuarla. La dobbiamo complementare, sistemare qualche cosa e passare dal cartaceo che sta negli armadi comunali ad attuarlo. Un primo intervento sarà fatto proprio nella stazione intermodale che realizzeremo alle spalle dell'810, cioè su via Berlinguer, dove ci sono delle aree libere dove lì porteremo tutti i flussi di circolazione dei mezzi extraurbani, cioè i pullman che vengono da Bari o da Trani non transiteranno più per Corso Dante, ma verranno alle spalle, in questa zona che ho detto prima, sposteremo il mercato settimanale e lì creeremo questo snodo. Ma a proposito degli studenti che vengono da fuori, un altro settore di intervento molto importante è la scuola. Noi vogliamo dare nuovi servizi a sostegno
delle attività didattiche e pedagogiche di tutto il sistema scolastico, da quello elementare materno con una mensa nuova, rinnovata e a costi accessibili per tutte le famiglie. Per quanto riguarda l'adolescenza e la gioventù, abbiamo presentato con alcuni docenti universitari, ma poi lo complementeremo con la classe insegnante di questa città, degli interventi di promozione e di sostegno del benessere psicofisico degli adolescenti e dei giovani. Riprenderemo quei rapporti che avevamo con l'Europa per quanto riguarda la conoscenza della lingua e delle altre culture, così come riprenderemo ad ospitare studenti di altri paesi europei, ma anche del Mediterraneo fra di noi. Creeremo dei festival dedicati ai giovani nelle varie materie tenute dai giovani stessi. Quindi riprenderemo quelle dinamiche virtuose che creeranno dal basso il senso di partecipazione, il senso di essere in una comunità, sfruttando le energie che ci sono in questa città. Noi abbiamo un capitale che non è stato fin qui considerato negli ultimi 10 anni, ed è il capitale umano della città, capitale umano dei giovani, degli imprenditori, dei tanti uomini di cultura che stanno in questa città, nei vari campi artistici. Il capitale umano di questa città sarà uno dei protagonisti dei prossimi 5 anni, tant'è che ho ipotizzato quel famoso terzo livello di governance, dove affideremo a singoli individui, professionisti, tecnici o persone di impegno civile e sociale, per poter affidare macro obiettivi da raggiungere in modo tale da completare e da irrobustire l'azione di governo, chiamiamolo così, di governance dell'intera comunità e farla rivivere in una maniera positiva. A proposito di mensa, non possiamo non passarci, anche perché i genitori sono ancora sul piede di guerra. Io penso che io sono un uomo delle istituzioni, non posso, come dire, incitare ad alcunché, però ragiono che non vedo in quale, diciamo, legge o provvedimento ancorare il principio della retroattività degli aumenti. Onestamente non lo vedo. Abbiamo due sistemi di mensa, uno che cucina qui a Molfetta, l'altro che per il quale arrivano i pasti da fuori. Fortunatamente uno di questi scade a settembre del 2017, l'altro scade nel 2018, è ovvio che i sistemi andranno, come dire, unificati, migliorati, con anche dei controlli, non solo quelli dietetici che vengono fatti oggi, ma controlli nel confezionamento del sistema di confezionamento igienico e anche nutrizionale per i pasti dei bambini. E vogliamo potenziare un discorso di mensa in loco, proprio per evitare questi disguidi e contemperare i costi, perché la mensa, io sono sempre stato convinto, non è solo un servizio e quindi mi devi dare la tariffa. La mensa per i bambini, dalla materna alle elementari, e io mi auguro che pian piano si introduca anche in alcune vie sperimentali, anche nelle scuole medie, è un fatto pedagogico, abitua il bambino a stare insieme, a confrontarsi con l'altro, e quindi è un fattore di crescita psicologica per il bambino. Quindi va considerato che quella non è tecnicamente una vera e propria tariffa di un servizio, ma è un contributo che le famiglie danno e la comunità sa che quello è un servizio pedagogico e quindi deve, come dire, mettere i costi sociali di questo servizio. Uno dei tanti problemi messi sotto lente di ingrandimento in questi mesi è indubbiamente il porta a porta, e da qui l'idea "ricicliamo il porta a porta". Come si esplica questa frase? Ma intanto dagli orari, stare un rifiuto sulla strada, d'estate o d'inverno che sia, oltre 12 ore, dalle 9 della sera alle 9 della mattina, è una follia igienico-organizzativa operativa che insomma andrà immediatamente eliminata. Il concetto è che per l'immediato bisogna affrontare un intervento radicale, sia in termini di organizzazione dell'azienda, dove ci sono degli operatori, come dire,
che sono professionalmente preparati, io li conosco perché ho fondato quell'azienda nel 94, trasformandola da AMNO a SM, dotandola delle infrastrutture che insomma, oggi in gran parte ha. E quindi sono operatori che vanno meglio organizzati, meglio motivati, riorganizzando per zone di raccolta la città, per zone come dire, più limitate, più piccole, oggi sono di una grande dimensione, quindi i tempi di prelievo e di pulizia sono dilatati e quindi non sono efficaci, quindi restringere, confrontarsi con la popolazione per quanto riguarda questi tempi di conferimento e di prelievo che devono essere i più stretti possibili, 2 ore al massimo il rifiuto e poi deve essere tolto. I mastelli sono, abbiamo tolto i cassonetti che erano fonte di infezioni e li abbiamo sostituiti con queste miriadi di mastelli che sono altrettanto forme di infezioni, peraltro poi una volta che si lavano vanno a aumentare il carico inquinante del depuratore. E quindi dobbiamo diversificare zona per zona la questione dei mastelli con delle buste biodegradabili che devono essere immediatamente rimossi. La questione di aumentare le isole ecologiche in questa città, istituendo anche un'isola ecologica itinerante per i soggetti più deboli, anziani e invalidi, rendere concreto il rapporto tra più riciclo, meno pago, quindi aumentando quell'indice di sconto che oggi è appena accennato nelle tessere quando si va a conferire nelle isole ecologiche, alla lunga certo si può arrivare al discorso di in alcune parti della città a dei cassoni interrati autopulenti, ma è un processo lungo. Il problema dell'igiene della città di Molfetta è immediato, è qui, ora. Dobbiamo rimuovere questa situazione con migliorando i tempi, migliorando l'organizzazione, ma deve sparire questo spettacolo assolutamente improponibile, immondo che ha questa città, sia non soltanto come fatto estetico, ma anche e soprattutto come fatto igienico.